Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si va, come potete vedere, a fare la spesa. Eccomi qua ragazzi, già sono in macchina, ho messo la cintura, ho tutti i miei attrezzi. Scusate, metto la mano davanti, come al solito. Allora, ho i miei guantini, il lattice e la mia mascherina in stoffa. Questa qui è nuova. Blu, tipo effetto jeans. Quindi ora metto in moto e andiamo, ragazzuoli. Continuate a guardare questo video. Allora ragazzi, mi sono già messa la mascherina perché adesso devo scendere un attimino per andare al supermercato in posta, che devo pagare una bolletta e vi giuro ragazzi, è pieno così. C'è la fila fuori, io ho paura, ti giuro, ho paura che magari poi faccio tardi anche a fare la spesa perché sono già le 4:30 e passa. Adesso speriamo di far presto. A dopo. Eccomi qua, ho finito la mia commissione, come al solito metto il dito davanti alla telecamera e sono le 5 e un quarto. Cioè, ragazzi, ci ho messo più di 40 minuti per pagare una bolletta, cioè anche quando devi dare soldi devi aspettare. Va bene, andiamo al supermercato, però sicuramente non farò riprese lì dentro il supermercato perché sennò in tilt. Ci vediamo poi direttamente a casa con lo svuota la spesa. Continuate a guardare questo video. Vi mando un grossissimo bacio. Eccoci qua, ragazzi, arrivati. Questa è la condizione che c'è in macchina mia delle borse della spesa. Faccio vedere anche qua. Ecco qua, adesso chiamo gli uomini per salire il tutto. A dopo. Ho chiamato i miei eroi che hanno salito tutta la spesa fino al terzo piano. Qua c'è il totale dello scontrino. Aspettate che vi faccio vedere se si mette a fuoco. Oddio. Non si mette a fuoco. Ecco qua. 190,97 euro. Qua c'è il tutto. E lì c'è mio cugino che mi ha dato una mano. Saluta, saluta Dario. Ciao a tutti. A salire il tutto. Adesso qua vi spiego un po' di cosine. Allora, intanto parto con... Aspetta, dove sono finiti? Con questi gamberoni, ragazzi, che l'ho pagati 7,90 euro alla confezione, sono quelle surgelati e ne ho presi due. E ve li faccio vedere subito perché adesso li do a mia mamma che li porta a casa sua perché io ho il freezer strapieno. Bene, e adesso procediamo col tutto. Ecco qua ragazzi, allora intanto mi leggo i capelli perché sennò divento esaurita. E iniziamo. Non so se vi dirò tutti i prezzi perché sarà se non un'impresa, però a fine video vi lascio lo scontrino con tutti i prezzi così potete vedere tutti i vari pezzi delle cosine che ho preso. Allora, partiamo col salato. Ho preso due pacchi di chipster e mi sa che l'ho fatto 1,50 euro al pacco. Adesso io dove le metto queste cose? Vabbè, le metto qua. Poi questo paccone qua di patatine classiche, marca mia, mi sa che l'ho preso anche questo 1,50 euro, mi sa, ma ragazzi, quello che vi ricordo vi dico. Questi qua che sono i crispy salati, quelli tipo i tortini che si mangiano col ketchup, quello piccante, l'ho pagato 1,40 euro al pacco, 450 grammi. Poi le patatine, quelle là bianche che i miei figli l'adorano, non mi ricordo ragazzi quanto ho pagati.
Poi sempre il pane della Mulino Bianco, cuore di pane, quello senza crosta per fare i panini con la Nutella che noi adoriamo e anche con gli affettati misti. 1,20 euro, era ancora in sconto perché ve l'avevo già detto nell'altro video che l'avevo presi quando siamo andati allo zoo, che erano in sconto e c'era ancora lo sconto e allora l'ho ripreso solo un pacco. Poi questo, il pane bauletto bianco, sempre per stuzzicare magari i panini. Di nuovo i sì e no. 90 centesimi o 95 centesimi. Poi questi biscotti qua che sono simili a quelli della Mulino Bianco, che adesso non mi ricordo come si chiamano quelli. Comunque hanno all'interno il cioccolato, sono buonissimi e l'ho pagato 1,40 euro al pacco. Ecco, chi è che ti chiama, cugino? Ricominciamo perché qua ci siamo interrotti per la chiamata che ha avuto mio cugino. E continuiamo con i Kinder cioccolato che non possono mai mancare le barrette, mio figlio queste le adora e io ho preso sia questi qua che li ho pagati 2,50 euro che anche quelli là grandi che non so dove sono finiti, cioè questi qua ragazzi, eccoli qua, questi qua e li ha già aperti perché se ne è già fregati due. Poi questi qua invece mi sa che li ho pagati 1,99 euro e ce ne sono 10. Poi continuiamo con le merendine, queste qua sono tipo i simili pan di stelle e non mi ricordo 1,50 euro o 1,49 euro l'ho pagati. Questo qua è un dolcetto bigusto della Stouffer e l'ho pagato anche questo mi sa 1,50 euro. Questi qua col crema al latte dentro, 1 euro qualcosa, 1,20 euro. Questo qua invece è tutto ripieno di glassa di cioccolata al di fuori e all'interno c'è anche il cioccolato col pan di Spagna. Questi li tengo in frigo perché sennò si sciolgono. Poi ho preso questi qua i Nippon, tipo riso soffiato col cioccolato, 99 centesimi. I Simil Lohacker alla nocciola, 99 centesimi al pacco. Poi ho preso questo qua che era in offerta, 1,50 euro, tutto questo qua, con le mandorle, da sgranocchiare la sera, poi ci vogliamo un filmetto. Poi questo grana qua della Mantovana, che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, e l'ho pagato 1 euro al pacco, non più 1,20 euro ragazzi. Poi questo dentifricio della Colgate, solo 50 centesimi all'uno, cioè quindi ne ho presi due. Poi, passiamo alla pasta. Tutta la pasta, questa è una marca che trovo qui al Tosano, si chiama Pasta del Levante, mi trovo molto bene, è di semola di grano duro. Ho preso due pacchi di spaghetti a 45 centesimi al pacco, poi questi qua che sono i, non so cosa sono, tipo i fusilli. Tipo fusilli e 35 centesimi al pacco, poi vabbè i tortiglioni, pure questo 35 centesimi, le penne, tutto 35 centesimi e questi qua, perdonatemi, non so io il modo come si dicono, i fusilli questi qua, ancora un altro pacco di quello, poi sono passato a un altro tipo di marca, pasta Zara, che anche questa è di grano duro, di semola di grano duro. E questi qua sono pennoni rigati e questi invece l'ho pagati a 45 centesimi al pacco. Ne ho presi due pacchi. Poi passiamo sempre con la marca di prima, pasta del Levante, la minestrina per il mio piccolino. Io ho preso i risoni. E mi piacciono perché non sono grandissimi, sono tipo piccolini, vedete? I risoni, due pacchi e due pacchi di stelline, che lui li mangia sempre con l'omogenizzato. Bene, poi questa è tutta la pasta. Poi ho preso una pizza XXL, impasto per la pizza, della sempre Stouffer. Scusate il mio English. Poi questa pasta sfoglia rotonda che costa qua 99 centesimi, ma mi sa che l'ho pagato 70-80 centesimi meno. Poi questo pacco di zucchine
E mi sa che tutto il pacco era intorno a 1 euro e qualcosa, ragazzi. Poi questa insalata che io adoro perché dura tantissimo, questa qua croccante, l'iceberg, 88 centesimi è costata tutta questa. Poi qua ci sono delle banane, 1 euro e 07 centesimi, qua cade tutto. Poi questa pasta fresca, sempre una marca che trovo qua al Tosano, Fracaro, ed è molto buona, ragazzi. Questa la faccio sempre magari col macinato in bianco e viene una bontà. Poi questa confezione di uova dell'Aia, sono 30 uova, l'ho pagata a 4 euro e qualcosa, ma dopo vi lascio lo scontrino perché non mi ricordo tutti i prezzi bene. Questa cipolla qua, che è per tutti i tipi di usi, la retina così, 1 euro. Bene, adesso andiamo avanti con i surgelati e la carne. Continuate a guardare il video. Mi sono dimenticata anche a farvi vedere i peperoni così imbustati, li ho presi. Mi sa 1,49 euro tutto il pacco. E adesso iniziamo con i surgelati. Allora, ho preso il prezzemolo, questo qua, Sucor, marca Sucor. Poi il mio amato soffritto. Poi ho preso questi croissant qua congelati, che sono ottimi, ragazzi, sono vuoti. Li dovete mettere nel forno 12 ore prima di poi andarli a fare e si lievitano. E io di solito li compro e li faccio la mattina ai miei bambini, adesso che saranno perenne senza far niente, non ci sono video lezioni, vogliono sempre mangiare, ragazzi. Ne ho presi 2 pacchi e mi sa che l'ho pagati 1 euro e qualcosa, ma vi giuro, vi dirò dopo. Poi ho preso questo caffè per la macchinetta Lavazza a modo mio, che ho cambiato macchinetta, ragazzi, ve la farò vedere poi più avanti in un altro video. Ho preso la Lavazza a modo mio, ho preso queste capsule qua che si può, non sono proprio Lavazza a modo mio, ma sono della Carraro, 2 euro al pacco, ci sono 16 capsule. Poi quest'altra marca, uno intenso e uno gold, 1,99 euro al pacco. Li ho presi così intanto per provarli e vedere se andrà bene o no. Poi passiamo alla carne. Intanto questo è il pesce, non è carne, Rosy, che cavolo dici? Sono il merluzzo fatto impanato, congelato, e stasera andremo a fare questi, cugino. Ci stai? Non mi risponde, si vergogna, ragazzi. Andremo a fare questi nel forno, vengono buonissimi, li pago 3 euro e qualcosa alla confezione, ce ne sono 2, 4, 6, 8. Ok, poi ho preso questi infusi di pollo a 3,84 euro, ragazzi, ed è ottimo. Poi questi spiedini qua, c'era l'offerta, a 5,51 euro. Poi questa lonza di maiale, super, a 4,52 euro. Poi gli hamburger di suino, 1,50 euro al pacco, e ne ho presi 3. Vado a farci i panini ai bambini. Questa salsiccia qua a 2,70 euro. Questa faccio magari come condimento di pasta. Poi c'è questo spezzatino di maiale a 5,43 euro. E poi partiamo con i gondol blu alla pizzaiola, ragazzi, che non l'ho mai provati, e ne ho presi 3 confezioni e mi sa che l'ho pagato 1,50 euro al pacco. E poi queste cotolette sempre dell'Aia, sottilissime, che voglio andare a fare i panini con le cotolette domani, dopodomani, mettendoci poi un po' di questa insalata, un po' di ketchup, un po' di maionese e quant'altro. Bene, adesso cosa manca, cugino? Mancano tutti i vasetti omogenizzati di mio figlio, qualche bagnoschiuma, shampoo, e continuate a guardare il video che ve li faccio vedere. Qua ci sono tutti gli omogenizzati della Nippio, ragazzi. Li ho preso per il mio piccolo, di vari gusti, e questi qua di 3 li ho pagati solo 99 centesimi. C'era l'offerta.
Invece questi qua di 2, 1,39 euro. Poi ho preso anche questi qua della Mellin perché, ragazzi, della Nipio non c'era il gusto pollo e il gusto manzo e prosciutto. Quindi io ho preso questa ma altra marca che è sempre buonissima. E l'ho pagato 1,49 euro. Poi qua ci sono anche vari gusti, il pesce, la trota, il salmone e il nasello, e sempre salmone e nasello. E qua la trota è con la verdura. Poi ho preso questo tonno all'olio di girasole a 99 centesimi alla confezione, ce ne sono dentro tre. Poi questi pelati della Doria a 1,50 euro, aspetta che ve li faccio vedere meglio così. E della passata di pomodoro classica della marca Dal Monte, mi sa 45 centesimi questa, invece quella rustica 69 o 65. Eccoli qua. E poi, ragazzi, benvenuti in un altro giorno. Siamo il giorno seguente a quello che stavate già guardando. Perché, ragazzi, mi sono dimenticata di farvi vedere anche le casse di acqua che avevo acquistato. Una della San Benedetto e due della San Francesco, che non so se si trova ovunque, ma qui al Tosano si trova ed è un'acqua molto buona. Quella San Benedetto di solito la uso per il piccolino e l'altra beviamo noi ed è molto buona. Sono già finite due praticamente perché l'ho acquistata già ieri, come vi dicevo. E qua c'è la rimanenza delle altre cose, ragazzi, che non vi ho fatto vedere. Perché? Perché quando abbiamo portato sulla spesa, mia mamma ha aiutato i miei ragazzuoli, cioè mio cugino e mio marito che hanno salito tutta la spesa, gli ha tirato via le cose dalle mani e le ha messe direttamente in bagno. Quindi io poi, facendo svuota la spesa che mio cugino mi registrava, non mi sono ricordata più di queste cose. E quindi volevo farvi vedere che ho preso questo. E ammorbidente della Roma, ragazzi, l'avevo preso rosa la volta scorsa ed è ottimo, lascia un profumo ai vestiti pazzesco. Adesso ho voluto provarlo, questo qua delicato, e lo pago 1,80 euro. Poi ho preso il Mon Amour, questo qua blu mare che lo adoro, a 2,60 euro. Poi questa carta igienica e top quality, sono sei rotoli, tre veli, l'ho pagata mi sa 2,50 euro. Guardate che giganti che sono, giganteschi. Poi questi pannolini dell'Opla mi trovo bene, ci sono 14 pezzi, l'ho pagati solo 3 euro. E tutta questa confezione di salviette della Fresh and Clean mi sa sui 4 euro e qualcosa, ma vi lascio lo scontrino. Poi avevo acquistato anche due bottiglie di Coca-Cola da 2 litro, un attimino giusti. E questa è la condizione. Una l'abbiamo già fatta fuori ieri e questa è quella di oggi che l'abbiamo fatta fuori anche questa. Siamo noi amanti di Coca-Cola. E niente, ragazzi, adesso vi lascio la continuazione del video di ieri, lo svuota la spesa. Ci tenevo a mettervi anche queste cosine qua. Quindi questa è stata tutta la mia spesa, continuate a guardare il video. E poi passiamo coi detersivi e shampoo e bagnoschiuma. Ho preso questo shampoo della Palmolive a 99 centesimi, che io adoro, e anche questa qua. Poi questo qua della Nivea Intimo Acqua Sorgiva. Questa volta ho voluto provare questo qua che c'è scritto Sorgiva perché di solito io uso quello del Aule Aveo. Aule Aveo, non so come si dice. Sono full, ragazzi. Sono già stanchissima. Comunque, e poi il Johnson, questo qua che ha un profumo, ragazzi, pazzesco. Dolcissimo proprio al melograno e l'ho pagato 1,60 euro. Poi questo spray qua bagno potere 5 per attivo a 1 euro. Questi qua sono i gel, quelli che si mettono dentro il bagno per fare profumazione. Al limone l'ho pagato 1 euro. Il Vidal, che stradoro il Vidal, e a 99 centesimi. Anche questa profumazione qua, ragazzi, che è simile
al Dior Pnotic, cioè ve lo consiglio di provarlo. Ha proprio la profumazione come il profumo Dior Pnotic. E poi dimentico qualcos'altro. Ah, il Cotton Fioc azzurri, perché io ho il bagno azzurro. Questi qua pagati mi sa 1 euro. E poi per finire, ragazzi, le cose di noi donne, gli assorbenti. E niente, ragazzi, questa è stata tutta la mia spesa. Ci ho messo circa, dopo che sono stata in posta, e ci ho messo circa 1'oretta a fare tutta questa spesa. E adesso, ragazzi, vado a cucinare il merluzzo che vi ho già detto, perché ho una fame tremenda. Sono già le 8 inoltrate. Quindi stasera mangeremo alle 10, cugino. Vabbè, non fa niente. Basta mangiare, basta mangiare. Io vi lascio un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio virtuale. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi fa piacere. E ricordatevi, ragazzi, che l'impossibile può diventare possibile. Ciao! Vi lascio lo scontrino a fine video. Ciao ciao!